Ciao a tutti i colors, benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere quello che ho vinto al giveaway Kawaii sul canale di Maria Carla, che si chiama proprio Maria Carla come nome della proprietaria. Comunque, per non affannarvi troppo nelle ricerche, vi lascio nell'info box il link al canale di Maria Carla. Purtroppo non ci sarà un grandissimo effetto sorpresa, perché essendo tutto incartato, io mi sono fatto aiutare perché volevo girare un video nella maggiore autonomia possibile, però spero vivamente che il video vi piaccia lo stesso. Iniziamo da queste che sembrano caramelline, quindi beccatevi un mini video assaggio per una cosa sola, però non lo chiamerò video assaggi. Un po' acidelle, vediamo un'altra di un colore diverso, vediamo se cambia qualcosa. Insomma, per essere uno che ama le cose dolci, vi dico che no, sanno leggermente di nulla. Poi c'è questo che io non ho capito bene cosa sia. Cos'è? Uno squiscione, cos'è? Non me l'ha aperto. Diciamo che questo è quello che mi aspettavo di più. Questo specie di pandino kawaii. No, che sto dicendo? Non è aperto. Aperto, non è aperto, vabbè. Ve lo faccio vedere così. Oddio. Questo è carino. Decisamente un successo maggiore delle pseudo caramelle. Questa. Praticamente non mi ha aperto niente qui. Sembra tipo una borsina, non lo so, questa è un'altra cosa carina e che mi aspettavo maggiormente. Primo piano, poi ci sono queste mollettine, credo, che non ho capito, ma sono per i capelli. Scrivetemi nei commenti a che serve, perché mi sa che sta box non mi è andata granché bene. Tra le caramelline gusto strano, sì. Forse i peluche kawaii sono una cosa migliore fino ad ora. Poi abbiamo questa agendina con questa bambolina che è il berrettino di Doraemon. I miei primi piani sono qualcosa di dentro. Così mi sa che questi saranno, alcune cose saranno veramente reali, perché forse l'agendina, insomma, vediamo. Dentro è così. Poi ho trovato questi, che è veramente una cosa che non so, della quale non so cosa fare, non lo so, però la kawaii è un po' sorpresa. Poi aspetta, aiuto,
Allora, questo che è? Sto scritto in giapponese, io non so nulla del giapponese. Udetama. Cos'è? Mi scrivete anche cos'è questo, per piacere. Boh, ecco, boh. Poi questa mi piace invece, è una matitina. Una matitina. Meno penso, aspettate, se riesco a non fare casino la apriamo. No, è una penna. È una penna. È una penna. Una penna e il tappino si mette così. Questa la uso. E sto muy contento para esta. Che ha una gomma tipo. Forse si può cancellare. Ok. No, l'agendina. La rimettiamo fuori perché l'avete già vista. Questi credo che siano dei tatuaggi temporanei, non lo so, adesivi. No, credo, no, saranno degli adesivi per l'agenda, credo. Abbastanza carini, anche se io non sono quello che si definisce in gergo un cartapazzo. Vediamo un secondo. No. Vi ho unboxato tutto e nulla, io potevo andare meglio, però cavo i box, come sapete è una sorpresa per tutti, sicuramente non mi abbonerò. Sono contento comunque di aver vinto, di aver fatto la vincita a sorpresa, perché di fatto io quando ho aperto la box non sapevo cosa c'era, solo che mi serviva una mano. Scusate il disagio di non essermi fatto aprire praticamente nulla. Io spero che il video vi sia piaciuto comunque, nonostante il disagio tipo alla Nadia Tempest. C'è una Nadia anche se non guarderà mai questo video. Vi ringrazio per avermi guardato fino a qui. Vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto e di seguirmi su tutti i social se ne avete voglia. Ciao, anzi, com'è che si dice? No, konnichiwa era per aprire il video, per salutare credo sia sayonara. Quelli che parlano o masticano giapponese mi correggano. Se ho detto giusto, sayonara!